Facile, facile. Cuori, quadri, fiori, picche. Prendiamo le carte, le mischiamo. Veramente possiamo mischiarle come più ci piace, volendo anche miscuglio indiano. O anche l'americano, perché la mischiata, come ci pare, come ci piace. Prendiamo le carte e le facciamo dividere al nostro spettatore a metà. Lo spettatore prende il mazzo e lo taglia a metà. Poi, con entrambe le mani, dovrebbe prendere il mazzo e tagliare ancora a metà. E lo spettatore taglia ancora una volta a metà. A questo punto possiamo chiedere allo spettatore di fare quello che gli diciamo. Questa operazione. Lo spettatore deve prendere tre carte da sopra e metterle sotto e poi mettere ognuna delle restanti carte, così le mette ognuna senza farla vedere, delle restanti carte in cima ai mazzetti. Va bene? Poi fa la stessa cosa con un altro. Prende un altro mazzetto, prende tre carte, le mette sotto e poi agli altri mazzetti ognuno tre carte. 1, 2, 3. Si chiama il gioco del 3-3. Tre carte sotto, una, due, tre carte le mette sotto il nostro spettatore, poi 1, 2 e 3. Il gioco del 3-3. Anche in questo caso può prendere le carte, ne mette tre sotto e poi ne mette una, due e tre in cima. E che cosa succede? Succede che in un attimo noi vediamo che abbiamo i quattro assi in cima. Bene, facile, carino, commovente. Andiamo a vedere com'è che si fa questo gioco. Prendiamo i quattro assi e li mettiamo tutti e quattro in cima al mazzo. 1, 2, 3, 4 carte in cima al mazzo. Iniziamo così, all'insaputa del nostro spettatore. A questo punto mischiamo le carte. Quindi noi facciamo vedere il mazzo, se lo apriamo così, facciamo vedere il mazzo facendo attenzione che non si noti che ci sono i quattro mazzi, i quattro assi qua. Quindi quando apriamo il mazzo, lo apriamo facendo vedere bene le parti finali del mazzo, ma non facendo bene vedere che in cima chiaramente noi abbiamo i quattro assi. A questo punto mischiamo il mazzo, possiamo mischiare il mazzo in questo modo, lasciando intatto l'ordine delle prime quattro carte. Andiamo a mischiare il mazzo all'americana, evitando di mischiare la parte finale del mazzo. Possiamo mischiare così il mazzo in questo modo alla francese. Lasciamo cadere innanzitutto una porzione che deve essere superiore alle quattro carte. Lasciamo sporgente una carta verso di noi, una carta o un mucchietto di carte, e poi sopra ci mettiamo le altre carte facendo cadere singole carte. A questo punto abbiamo il segno di dov'è che con la carta sporgente ci fa da segno. Quindi nel compattare le carte possiamo prendere il segno, ok? E 1, 2, 3. E rimettere i quattro assi in cima al mazzo. Insomma, mischiate le carte. Se voi non siete tanto pratici, mischiate semplicemente le carte così. Fate finta di mischiarle in questo modo e via. Però la sostanza è che noi abbiamo i quattro assi in cima al mazzo, quindi lo faremo con le carte girate in questo modo. Nonostante il miscuglio, le carte risulteranno sempre essere in cima al mazzo. A questo punto noi lo sappiamo che abbiamo le quattro carte in cima al mazzo. Facciamo alzare il mazzo a metà. Lo spettatore alza e noi sappiamo dove si trovano i quattro assi. Noi sì, ma lui no. Con entrambe le mani gli facciamo prendere il mazzo e facciamo alzare ancora. Quindi lo spettatore ha avuto la sensazione di aver alzato ulteriormente. Molto bene. A questo punto cominciamo noi da una parte a spiegare di prendere tre carte da sopra e metterle sotto e poi una carta su ognuno degli altri mazzi. 1, 2, 3. Cominci tu con la carta che è più lontana e poi dici guarda, fallo anche tu. Nel dire fallo anche tu, prendi un mazzetto, tu non è che glielo dai in mano, però con la mano copri questo. Qua, lo spettatore non andrà mai a prendere questa carta qua perché gliela stai rendendo più complicata. Prendi un mazzetto e quindi automaticamente appena l'ha preso, tu togli subito le mani in maniera tale che dimenticherà il fatto che gli è stato difficile prendere questo mazzetto qua. Bene, bene, hai preso il mazzetto. Prendi tre carte, fallo tu stesso, mettile sotto e una delle altre carte mettile sopra gli altri mazzi. Bene.
magari a un altro spettatore gli puoi dire: guarda, anche tu prendi un mazzo, prendi un mazzo, glielo indichi e poi togli le mani, in maniera tale che lo spettatore è stato in qualche modo indotto a fare una determinata azione, ma poi non gli rimarrà nella memoria questo condizionamento che gli hai dato. Tre carte le metti sotto e poi ne metti una in cima, ognuno. Uno, due, tre. Ok? Quando rimane l'ultimo spettatore, dici: guarda, prendi l'ultimo mazzetto. A questo punto non c'è neanche bisogno che indica, perché andare a prendere proprio questo qua. Poi, se per caso è mandato per sbaglio, tu gli direi: no, no, questo è l'ultimo che è rimasto. Vabbè, prendi tre carte, le metti sotto e in cima cosa abbiamo? Ognuna delle tre. Quindi, uno, due, tre e quattro. Questa è la situazione che noi abbiamo con le carte coperte. Bene, che cosa succede? E dice: guarda, Che te ci creda o no, ma il destino di questo gioco ha voluto coinvolgere, ebbene, i quattro assi. Quindi abbiamo un gioco dei quattro assi che è praticamente automatico. L'unica parte che rimane, diciamo, a tuo arbitrio è mischiare il mazzo in maniera tale che rimangano le quattro carte in cima, nel modo che te sei fare. Ti faccio vedere, ecco, questi più semplici, così mischiare le carte non coinvolgendo le prime, o all'americana, perché mischiare l'americana, mischiare le carte non coinvolgendo le prime quattro. Questo è il modo più semplice per avere le quattro carte in cima, ma poi anche gli altri modi che troverai anche su YouTube, cerca controllo della carta, vedrai che ce ne sono tanti modi molto facili. Quindi buon divertimento. Iscriviti anche al mio secondo canale Mille Passi, dove puoi vedere le anteprime di Mille Accendini, magari dove farò questo effetto live al bar, quindi fatto al volo col cellulare, giusto per farti vedere l'effetto sul pubblico. Quindi iscriviti anche a Mille Passi per vedere gli effetti live, girati al volo 2000 accendini e seguimi su Google+. Siamo quasi arrivati a 10.000 persone che mi seguono su Google+. Ecco, mi raccomando, se non mi segui ancora su Google+, fallo adesso, il link te lo do nella descrizione. Bene, siamo alla spiegazione del gioco della carta attaccata al soffitto. Per fare il gioco della carta attaccata al soffitto, dobbiamo avere un mazzo di carte e controllare una carta in prima posizione. Facciamo finta che la carta in prima posizione da controllare sia il 2 di picche. Innanzitutto chiediamo allo spettatore di fare una firma sulla carta. La carta viene firmata e poi viene controllata in cima al mazzo, in qualsiasi modo. Facciamo finta che la carta così al centro del mazzo sia il 2 di picche e viene controllata in cima con un miscuglio. Ok. A questo punto vai a cercare su YouTube magari il controllo di una carta in cima al mazzo e vedi come far arrivare una carta in cima al mazzo. Comunque lo spettatore crederà che la carta si trovi al centro del mazzo, in realtà la carta è in cima al mazzo. Precedentemente abbiamo l'elastico qua nel polso all'insaputa degli spettatori, quindi noi andiamo a impadronirci dell'elastico, che lo portiamo qua in punta alle dita e lo mettiamo così, perlomeno così crederà lo spettatore, che noi metteremo l'elastico in questo modo. Lo spettatore crederà che noi mettiamo l'elastico a questo angolo e poi a questo. Quello che succede è ben differente, quindi noi prendiamo l'elastico da qui, lo portiamo qua, su queste quattro dita, ci allarghiamo col pollice e questo lo passiamo qui. Questo crede lo spettatore, ma nel frattempo noi cosa facciamo? Premiamo con l'indice qua su quest'angolo. Questo farà sì di far allontanare l'ultima carta, che è proprio quella che ci interessa. La farà allontanare quel tanto che basta da rendere facile l'inserimento dell'elastico in questo punto. Siamo, guarda, mi muovo qua, metto dentro, prendo e metto qua. A questo punto noi abbiamo l'elastico che blocca l'intero mazzo tranne l'ultima carta, che sarà facile togliere. Ok, abbiamo preso il mazzo, a un certo punto con la mano destra che è libera andiamo nella tasca dei pantaloni e prendiamo il nostro contenitore di metallo. Il contenitore di metallo lo apriamo così, appoggiandolo sulla mano sinistra, e diciamo: ma qual è il trucco? Magari prima hai fatto il gioco con la carta dell'ascensore, o hai fatto qualche gioco di una carta stupefacente, sempre con la carta firmata, e quindi dici: ma qual è il trucco di tutto quello che riesco, di quello che ho fatto? Il trucco sta nella polvere magica, sì, perché che tu ci credi o no, qua dentro ho della polvere magica. Io prendo la polvere e nel fare questo all'insaputa degli spettatori,
prendi una pallina di questo materiale che andremo a vedere, va bene? Io prendo la polvere, richiudo, quindi lo spettatore non vede, e appoggio questa sul tavolo. Diciamo che per ipotesi stai facendo il gioco a un tavolo, o se no te la rimetti in tasca se stai facendo il gioco in piedi. Prendo la polvere, la lancio, nel dire questo cosa fai? Tu hai in realtà qui questa pallina all'insaputa degli spettatori, nel dire la lancio fai finta di passare questo oggetto che solo ipotizzi di avere dalla mano destra alla mano sinistra, che la prende così come se ce l'avessi, ma in realtà rimane qua sotto la pallina. Quindi tu dirai: prendo la polvere, la lancio, prendo il... appoggia, l'indice è qua, la pallina di cera è qua, va bene? Prendo la polvere, la lancio, prendo il mazzo e lo lancio, con il mazzo girato in questo modo, prendo la polvere, la lancio, prendo il mazzo, lo lancio, la carta colpirà il soffitto, questa rimane qua e il mazzo cade giù. Quindi, scusate che ho fatto un'imprecisione, insomma, nel gioco. Allora, ho il mazzo nella mano sinistra, vado con la destra, apro la scatola, mi impadronisco di questo materiale che gli dirò all'ispettore che è la polvere magica, l'appoggio sul tavolo, prendo la polvere magica e la lancio, prendo il mazzo, quindi il mazzo lo ruoto così in questo modo, in modo che lo possa impoggiare così, tenuto magari così perché gli spettatori non possano vedere, quindi non è che mi metto così. Prendo il mazzo e lo lancio, al momento di lanciarlo con la mano in movimento lo prendi e lo lanci. Quindi lo prendo, lo lancio in maniera tale che arrivi verso il soffitto, ma non lo lancio così e basta, sennò non ti si attaccherà mai la carta al soffitto. Contemporaneamente, mentre faccio il movimento di, quindi mi carico da così, vado giù, carico energia e la vado a scaricare verso l'alto, imprima al mazzo una rotazione spingendo con l'indice così. E contemporaneamente giro in maniera tale che, lo faccio con questo che è più rigido, comincerà a ruotare come se io con l'indice provi a fare questo movimento, contemporaneamente lo lancio in alto e che succede? Cazzo, viaggerà verso l'alto ruotando la rotola così, quindi con l'indice qua ritiro verso di me ma contemporaneamente vado verso l'alto, spingo verso l'alto, il mazzo viaggerà verso l'alto girando in questo modo. Medio qua, indice qua, pollice qua, prendo e giro. Il mazzo ruoterà così, movimento fondamentale per questo gioco. Questo fa sì che anche se non perfettamente orizzontale, ma anche un po' di sbiego, il mazzo comunque non girerà mai in questo modo casuale, potrebbe sbattere così, ma sbatterà sempre in maniera tale che dandogli questo movimento di rotazione, o anche se non proprio perfettamente dritto, così toccherà il soffitto, poi a un certo punto arriverà a toccare con la cera immediatamente farà aderire, il resto del mazzo cadrà a terra, mentre la carta rimarrà attaccata al soffitto per sempre. Allora, quindi qui abbiamo fatto più o meno la spiegazione del trucco e cominciamo a spiegare altri dettagli di questo gioco. La scatola deve essere di metallo, andrà bene anche quella delle caramelle. Perché di metallo? Perché la cera deve avere una determinata temperatura, non deve essere troppo rigida, la devi prendere in mano direttamente della temperatura giusta. Quindi con il calore del corpo tramite il metallo la cera rimarrà sempre più o meno sopra i 30 gradi e quindi va sempre bene. In qualsiasi momento la prende sarà della giusta morbidezza. Tempo che fa il gioco va sul soffitto si raffredderà e quindi non c'è problema. L'importante è che quando la prendi non sia dura nel momento in cui la prendi, quindi se l'ambiente è freddo la cera deve comunque rimanere sempre invece calda. Che cera è questa qua? La cera è la cosiddetta cera del galbanino, quindi non è la cera per prestigiatori che può servire per tanti altri effetti, tipo per il cristallo invisibile, no, è troppo morbida. È una cera che invece per questo effetto va bene ed è la famosa cera del galbanino. Quindi prendi il galbanino, lo tagli, la cera che di solito butti invece la lavori con le mani, ne crei delle palline e ricarichi il tuo contenitore in maniera tale che sarai in grado nella tua serata di fare 10-15 volte questo effetto. Quindi metti 15 carte attaccate al soffitto, cioè questo contenitore che ti permette di ripetere il gioco tante volte. Quindi fai queste palline di cera, le lavori con le mani, diventano più dure, le prendi e le attacchi qua. A posto della cera potresti utilizzare delle puntine da disegno, però le puntine da disegno hanno una serie di inconvenienti. Innanzitutto non funzionano su tutti i soffitti, rovinano di più il soffitto e poi insomma invece sono l'ideale per i soffitti di legno,
E poi comunque sono sempre delle puntine, potrebbero essere più pericolose come oggetti. Metti che ricasca il mazzo di carte in modo anomalo, è comunque sempre una puntina, mentre la cera non dà questo pericolo. Rovina il soffitto, la cera sul soffitto? Beh sì, può togliere la vernice, quindi fare questo gioco solamente in luoghi dove preventivamente ti è stato autorizzato. Dici: senti, ma se io ci attacco qualcosa al soffitto ti arrabbi? E quindi chiaramente chiedi il permesso piuttosto che una casa privata per fare questo gioco qua, ma che in un locale, insomma, perché potrebbe non, anche se è un bel gioco, potrebbe non essere gradito. Quindi importante, chiedi sempre il permesso. A questo punto, pennarello, vogliamo dire due parole sul pennarello? Pennarello, prendi sempre un pennarello che si asciughi facilmente, non devi si firmare la carta in modo che con una penna normale e poi dopo la penna magari non scrive sulla carta da gioco e c'hai problemi. Prendi un pennarello indelebile, ma un pennarello indelebile che asciughi subito, perché è anche brutto una volta che magari che hai scritto di star lì a soffiare troppo sulla carta. Questo genere di pennarelli in genere è estremamente veloce nell'asciugare, quindi anche dopo un attimo non cola, anche se la carta è soggetta a contatti. Quindi la scelta del pennarello anche è importante. Dove posizionare il pennarello? Dove posizionare ogni singolo oggetto? Beh, quando fai il gioco tu devi sempre mettere le cose esattamente sempre allo stesso modo e rimetterle sempre allo stesso modo via, in maniera tale che ti venga automatico ritrovarle nel gioco esattamente là, in maniera tale che non perdi il tempo. Perché il gioco di prestigio, anche identico a un altro che però ha avuto le pause per trovare il pennarello, per trovare l'elastico lungo, rovinano assolutamente il gioco. L'elastico deve avere la sua rigidità. Questo elastico qua, ad esempio, che ho preso in questo momento, mi sembra troppo non adeguato. Ci vorrebbe un elastico più piccolo, magari. Mettiamo, ci vorrebbe un elastico che fa più presa, perché così mi sembra un po' troppo moscio. Quindi io in questo caso non avrei scelto questo elastico qua. Avrei preso gli elastici che di solito io preferisco, sono quelli di caucciù. Sì, gli elastici di caucciù. Però vabbè, si possono usare anche gli altri. Però, nel caso, allora, gli elastici puoi utilizzare anche elastici più grandi per fare questo gioco. L'importante è che magari, ecco, li metti doppi, quindi prendi l'elastico così lo fai diventare doppio e magari in questo modo ha la giusta rigidità. Vi andiamo a vedere la mossa fondamentale. Una volta controllata la carta in cima al mazzo, che deve essere stata preventivamente firmata, quindi la carta che viene messa al centro del mazzo, poi per qualche motivo, qualche tuo controllo, l'hai fatta diventare all'insaputa dello spettatore la prima carta del mazzo. Giri il mazzo in questo modo, crei lo spazio, inserisci e copri. Ecco, questa volta l'elastico sta tenendo bene, perché quando il mazzo poi arriva al soffitto, la carta rimarrà là e il resto del mazzo ti deve ricadere intatto. Quindi l'elastico deve tenere il mazzo bene, quindi o è direttamente un elastico stretto al giusto, o se no ne prendi uno più grande e lo metti doppio, in maniera tale che il mazzo ti cade come un solo uomo, ti ricade. Molto bello se ti alleni, se riesci a lanciare il mazzo e riprenderlo in mano al volo. E non ci riesco sempre, però quando ci riesco mi piace l'effetto, cioè che lancio il mazzo e ricade. Ma che soffitti puoi colpire? Beh, io ho attaccato la carta anche in capannoni industriali, quindi veramente penso anche alto, non so, 8-10 metri. Se poi, è incredibile quanto può arrivare alto un mazzo di carte se ci prendi mano. Quindi non soffitti solamente alti 3-4 metri, ma puoi mandarli anche attaccarli in soffitti alti 8-10 metri, se c'hai una buona spinta. L'importante è il movimento, ricordati, l'indice qua, giri e questo ti ruota in questo modo. Ora, mettiamo che tu stai facendo una routine con la carta firmata, la carta ti potrebbe apparire anche da dentro il portafoglio, quindi la carta scompare, riappare, non nel gioco della carta nel soffitto, proprio stai facendo altri giochi con la carta firmata, la carta appare nel portafoglio, quindi apri la chiusura, prendi la carta del portafoglio e nel portafoglio stesso magari hai l'elastico. Quindi il modo di tenere l'elastico, a secondo di dove inserirai il gioco, potrebbe essere insieme alle palline, però ti implica un movimento, potrebbe essere nel polso o potrebbe essere, stai facendo altri effetti, in questo caso il portafoglio, nel portafoglio. Quindi la carta arriva in cima al mazzo,
abbiamo detto la carta, facciamo in questo caso il K, via, arriva in cima al mazzo, giri, prendi l'elastico, lo copri, l'importante è che i movimenti che tu scegli, metti la carta qua e blocchi. Quindi metti sotto, copri e blocchi. Lo metti così, puoi anche girare un attimo per sistemare l'elastico, in realtà la carta, anche se sembra proprio tutto il mazzo bloccato, è così. Ma il trucco deriva dal fatto che ho della polvere magica, quindi riprendo, ti sto di nuovo spiegando, prendo, apro, senza far vedere agli spettatori cosa ho, mi impadronisco di una pallina, ok? E questo lo ripongo sul tavolo o in tasca. Prendo la polvere, la lancio, quindi simulo di passare questa alla mano destra e sinistra, prendo la polvere, la lancio, quindi tutto il movimento che hai fatto non farà capire che hai preso la pallina di cera, ma semplicemente fa capire che tu hai preso un discorso di fantasia, stai facendo un discorso di fantasia. Prendo la polvere, la lancio, a questo punto passo il mazzo così, lo tengo con l'indice e in questa posizione, il dito sotto, va bene? Prendo il mazzo, lo lancio, nel fare questo ruoto, quindi il mazzo va su, colpisce il soffitto. Quando colpisce il soffitto, vediamo cosa succede, colpisce il soffitto, tac, la pressione, è importante per questo che ci sia tutto il mazzo, perché è la massa dovuta al peso, i 100 grammi del mazzo, che gli danno la spinta necessaria per appallottolare così la cera sul soffitto. E a questo punto il mazzo riscende, il peso del mazzo stesso fa sì che l'elastico si tolga. Se tu facessi questo gioco solo con due carte rimarrebbero attaccate tutte e due al soffitto, invece l'intero peso del mazzo fa sì, con la spinta cinetica che ha, che il mazzo viene giù mentre la carta rimane attaccata al soffitto. Adesso qui perché non l'ho spinto bene, ma quando lo spingi con la giusta energia si appallottola in questo modo, quindi la carta rimane attaccata con una grossa forza. Quando tu lo prendi con tutta la, lanci questi 100 grammi del mazzo con tutta la tua energia verso il soffitto, quindi questo rimane attaccato al soffitto e il resto del mazzo cade giù. E cade giù, se riesci riprende il mazzo in mano. Nella maggior parte dei casi gli spettatori non capiranno subito, diciamo qualcuno lo capisce subito, qualcuno no, e il mazzo ritorna giù mentre la tua carta è l'unica che rimane attaccata al soffitto. Guarderanno il soffitto e diranno: oh, ma come ha fatto questa carta a rimanere attaccata al soffitto? E nel caso tu lo fai in un locale, è uno dei migliori biglietti da visita, perché la prossima volta che lo spettatore verrà in quel locale con altre persone non potrà fare a meno di dire: vedi, c'è la mia carta attaccata al soffitto con la mia firma, con la mia firma attaccata al soffitto. E quindi cosa succede? Che magari ti chiederanno, a quel punto ti chiederanno tutti di rifare quel gioco, perché vogliono anche loro firmare quella data. E se c'è un personaggio famoso sarà proprio il proprietario del ristorante a dirti: oh, lì c'è un giocatore della Roma, fagli sto gioco così rimane la carta di Totti attaccata al soffitto. Oh, guarda, questi qua, gli sposi firmeranno con la data, gli fai firmare allo sposo o lo sposo la data e la lancia al soffitto, così magari uno o due anni dopo le verranno allo stesso locale, vorranno sedersi là sotto e rialzeranno senz'altro la testa verso l'alto per guardare la carta con quel giorno firmata da loro attaccata al soffitto. Quanto rimangono attaccate al soffitto? Beh, io non ho fatto una statistica molto grande, perché chiaramente non è che so che sono eterno, però per quello che vi posso dire io, carte che ho attaccato in certi locali 20 anni fa stanno esattamente attaccate in quel modo. La carta non si è per nulla rovinata, leggermente arcuata col tempo, l'umidità, anche all'esterno sono rimasti, sì, sotto le pergole all'esterno per 20 anni ci sono carte, la firma è ancora perfettamente leggibile e quindi 20 anni garantito anche sotto le pergole all'esterno, con la neve, col ghiaccio, rimangono assolutamente. Quindi è un ottimo metodo promozionale. Chiaramente rimane il fatto che dovete chiedere il permesso al proprietario del ristorante o della casa privata dove andrete di lanciare la carta, perché potrebbe dar fastidio l'idea che rimane attaccata la carta, o peggio ancora che al momento che vanno a togliere la carta venga via un pezzettino di vernice o di intonaco, a seconda di quanto è fatto bene l'intonaco, o perlomeno magari non viene via niente, però poi dopo gli dà fastidio, rimane un leggero alone di cera magari attaccato, magari no,
Però, insomma, se attacchi tante carte intorno al locale, dopo c'è un lavoro di ripulitura nel caso decidi di toglierle. La maggior parte delle persone decide di non toglierle più e di lasciarle come arredamento del locale. Però, insomma, chiedete il permesso. E la scatola, ve l'ho detto, la scatola deve essere di metallo perché deve trasmettere il calore. E altre indicazioni? Bah, io direi che vi ho spiegato abbastanza bene questo gioco della carta attaccata al soffitto. Ho detto che volendo potete farlo anche con la spilletta, questo genere di spille qua. Però nel caso delle spille la tecnica è differente. Allora mettiamo che la carta da controllare sia questa qua, ok? Questa dove c'è scritto ciao. Allora in qualche modo noi prendiamo la carta, la mettiamo al centro del mazzo e in realtà la carta risulterà essere la prima carta del mazzo all'insaputa dello spettatore. Ci impadroniamo dell'elastico dovunque sia, in questo caso mettiamo che abbiamo l'elastico intorno al polso, lo portiamo qua a queste dita, poi premiamo con l'indice, questa se ne va in questo spazio, tutto dietro, sistemo col pollice in maniera tale che sono sicuro che la carta, il mazzo sia preso bene, non punta a punta, quindi sia preso bene qua, e poi di qua invece posso girarlo e posso far vedere, quindi qua lo sistemo così e di qua posso far vedere in modo che dà proprio l'idea, e quindi il mazzo è tutto bello e pronto per il gioco. Io dico, beh, questo gioco lo faccio con una spillettina da baglia. Sì, ma questa è una spilletta da baglia magica, perché se io prendo la spilla e simulo di nuovo il passaggio da questa mano a quest'altra, beh, in realtà io guardo da qui con questo dito, creo lo spazio e inserisco la carta qua, premo e inserisco la carta qua. Ci siamo? Prendo la spilla e tengo il mazzo a questo punto. Prendo la spilla e la lancio, quindi simulo. Prendo la spilla, ma in realtà io lo buco e faccio finta di averla presa, come se l'avessi passata da così a così. Ma in realtà io faccio così, attacco la spilla, prendo la spilla, buco e simulo di averla qua e la lancio. Prendo il mazzo. A questo punto sì, simulo e lancio. Questo qua, prendo il mazzo e lo sposto così, prendo il mazzo e lo lancio. A questo punto abbiamo qui la spilla, non so se si vede. Eccola qua, questa è la spilla. Con tutta la spilla volerà verso l'alto, chiaramente dovrà incrociare una superficie come il legno, ok? Arriva qua, buca il legno, ok? Buca quindi anche il legno, la spilla. Il peso del mazzo arriva a cadere il mazzo e la carta rimarrà attaccata così con la spilla sul nostro soffitto di legno. Ecco, nel caso del soffitto di legno invece non roviniamo assolutamente niente perché la spilla entra dentro tutta, ma basta toglierla, rimarrà questo piccolo buchettino una volta che la togliamo nel trave, ma insomma il soffitto di legno non crea la controindicazione di sporcare un intonaco. Quindi vi ho spiegato anche questo. A questo punto facciamo un paio di video dove faccio vedere l'effetto fatto con un pubblico reale e quindi niente, spero che vi sia piaciuto questo tutorial. I video con il pubblico reale vengono sempre caricati in anteprima sul canale di Mille Passi. Quindi chi è che non fosse iscritto a Mille Passi, fosse interessato a iscriversi a Mille Passi, metterò anche la possibilità di, o se no cercate Mille Passi o cliccate dove c'è scritto Mille Passi, vedrete che vi potrete iscrivere facilmente a Mille Passi per vedere gli effetti fatti con gli spettatori in anteprima. Quindi mi raccomando, votate il video pollice in su, buon divertimento a tutti. Allora, un mazzo di carte, scorro le carte, dimmi stop quando vuoi. Prendi una carta qualsiasi, prendila, guardala, ricordala, la rimetti nel mazzo. Qui, aspetta, faccio vedere pure a te. E anche qua, così, la carta nel mazzo, dispersa così da qualche parte nel mazzo. Secondo me, la carta che hai scelto potrebbe essere l'otto di picche, questa? Perfetto, allora guarda, fai una cosa, qui abbiamo un pennarello. Fai una firma qui sull'otto in maniera tale da rendere quest'otto l'unico al mondo firmato in questo modo. Non ci devono essere altre edizioni di riconoscimento. Chiedi un'altra firma, firma. Perfetto. Fini, allora mettiamo 2013, 2013, in maniera tale, faccio vedere anche la camera, 2013, si vede, vedi? Ok, in maniera tale che sia proprio l'unica. Se io prendo questa carta con la firma e la metto al centro, basta un attimo
che la carta salta in cima al mazzo. Come la riconosciamo? Perché è l'unica ad essere firmata in questo modo. Ho scritto 2013 in questo modo. Se prendo l'otto, così lo metto, muovo lentamente, al centro del mazzo, e il centro del mazzo lo metto al centro del mazzo, è chiaro che la carta non potrà mai essere la prima carta del mazzo, ma pure basta un attimo e la carta diventa ancora una volta la prima del mazzo. Tutte le volte che io prendo la carta, la metto al centro, basta un attimo e la carta diventa la prima carta del mazzo. Ora, questo succede perché? Succede perché io in pratica qua nella mia tasca ho una sostanza, è questa che è fondamentale, la sostanza che io in pratica mi porto sempre con me, è una specie di polverina magica. Allora qua prima vi faccio vedere quello che succede. Se io prendo l'otto di picche e lo metto così, vi faccio vedere visivamente al centro del mazzo, e prendo l'elastico e blocco, questo se vuoi, prendo un attimo, prendo un elastico e blocco il mazzo in questo modo, in modo che sia evidente, ecco, che il mazzo è fermo e bloccato. Prendo invece quello che si trova qua dentro, che è una specie di polverina magica. Ecco, guarda, ce l'ho qua. Se prendo la polverina e la lancio, prendo il mazzo e lo lancio, quello che succede, è che la carta firmata, guardala un po' bene, la carta firmata rimane attaccata in cima al mazzo. La distanza. Cioè, ho sentito questa cosa al bar quando ho visto le carte, me l'hanno detto, dice questo, c'era un mago che... Bene, spieghiamo il gioco della carta sotto al bicchiere. Non c'è un unico procedimento per arrivare ad avere la carta sotto il bicchiere. Vediamo come si procede. Innanzitutto iniziamo con un mazzo di carte, cuori, quadri, fiori, picche. Prendiamo contatto con lo spettatore dicendogli: conosci le carte da gioco? Lo spettatore ti dirà sì, conosci e anche riconosci le carte da gioco. Cioè sei in grado di memorizzare una di queste carte da gioco? Perché se ti capita uno che non le conosce e non puoi procedere. Beh, il 99% dei casi lo spettatore ti dirà sì. Bene, allora, e anche se già sai che le conosci, tu comunque glielo domandi uguale, in maniera tale che comunque prendi un contatto con lo spettatore, che comincia a capire che tu gli fai una domanda e lui ti deve dare una risposta. Quindi è una delle regole psicologiche che tu, anche per inerzia, se tu fai delle domande che la tua risposta è sì, 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 anche se tu fai una domanda meno convincente, comunque ti dirà sì, perché è un principio di inerzia, e quindi tu cominci a farti obbedire dallo spettatore. Quindi conosci le carte da gioco? Bene, allora io metto le carte sul tavolo, guarda le carte e pensane una. Tu fino a questo punto non guardi le carte con molta attenzione, guardi lo spettatore, hai il contatto con lo spettatore, guarda le carte e pensane una. Quando tu dici questo, tu guardi le carte, abbassi lo sguardo a guardare le carte. Lo spettatore, anche in questo caso per il fatto che comincia a seguire le tue indicazioni, abbasserà lo sguardo e seguirà le carte. Quindi è molto importante che lo spettatore cominci a seguire le indicazioni che gli dai. Questo non è il classico gioco d'apertura, cioè non è un gioco con cui si inizia, è molto più adatto fare questo gioco dopo che lo spettatore ha già cominciato a essere influenzato da te. Però in questo caso te lo sto spiegando come gioco singolo, questo è come se noi mangiamo un dolce che è buono anche se mangi il dolce, però diciamo la morte sua sarebbe alla fine di un pasto completo. Quindi sarebbe adatto fare questo gioco dopo che tu in qualche modo hai cominciato a interagire con lo spettatore ha cominciato a seguire le tue istruzioni, non coscientemente, ma a seguirle sempre di più perché gli dai degli input. Comunque dici: guarda le carte, pensane una. Basti lo sguardo, guardi le carte, lo spettatore guarda le carte, questo avverrà di solito per 1 o 2 secondi, e gli devi mettere anche una certa fretta, e tu in quei 2 secondi rialzi subito lo sguardo e guardi dov'è che appoggia l'occhio. Se appoggia l'occhio da questa parte, probabilmente penserà al K di fiori. Se appoggia l'occhio da questa parte, penserà il K, perché sono carte leggermente più aperte, vedi? Qui il 10 è più nascosto, è più facile qua che pensi o l'asso o la donna. Qui è più facile che pensi la donna di picche, e qua giù nel mazzo sono messe abbastanza omogenee le carte, quindi è più facile che pensi una di queste qua. Comunque, a secondo di come, della distanza che c'è, ad esempio qua il K di fiori verrebbe da pensare, se tu vedi che mette lo sguardo da questa parte,
memozzerei K di fiori, o se no in alternativa la donna di cuori, che potrebbe essere leggermente più aperta, vedete, rispetto alle altre, la donna di cuori. Quindi tenti di individuare dove è che appoggia lo sguardo. Mettiamo che io punto sul K di fiori. Cosa faccio? Prendo il K di fiori, ma dico guarda, tante carte differenti, ma io ne metto una sul tavolo, una e una sola carta sul tavolo, cioè giochi d'azzardo. Pensi, metti una carta sul tavolo, dici tu la carta l'hai solo pensata, io non ti ho detto prendi la carta. A questo punto le carte non sono più sul tavolo, quindi non potrà più avere chiara la visione che una carta era più sporgente rispetto alle altre. Importante che il tempo di visione sia breve, in maniera tale che non possa fare molte considerazioni, si trova solamente con questa sua carta in testa. Tu potevi pensare una carta qualsiasi, ma non è una carta qualsiasi quella che pensate, hai pensato una carta nera, poteva essere rossa ma l'hai pensata nera, buttati di sicurezza, tanto se sbagli non succede niente. E lo spettatore, se l'ha pensata veramente nera, dirà sì, ma tu non hai pensato una carta di picche, hai esattamente pensato una carta di fiori, è così? E lo spettatore nel caso ha pensato la carta di fiori dirà sì, è così. Ci stanno ben 13 carte di fiori e una di queste potrebbe essere la tua. Se io avessi appoggiato proprio qua la carta sul tavolo, così, sin dall'inizio del gioco, tu pensi che di poter considerare questo un bel gioco? Ti dirà sì, no, non è un bel gioco, questo sarebbe veramente un miracolo, perché ci sono 54 carte differenti e tu ne hai pensato proprio una. Quindi enfatizzi parlando l'impossibilità di questo gioco, dove lui ha solo pensato la carta, quindi diventa un gioco di mentalismo in questo caso. Che carta hai pensato? Dirla per la prima volta. K nero di fiori, K nero di fiori. Queste sono le carte, le apri, fai vedere. Ci sono tante carte, ma tra queste carte manca proprio il K nero di fiori. E questo sai perché? Perché qua sul tavolo, volendola fai girare proprio dello spettatore, c'è proprio il K nero di fiori, la carta che tu hai pensato. Bene, questo è un bellissimo gioco che però non è detto che riesca, non hai la certezza, soprattutto se sei in un ambiente rumoroso, confusione, è più difficile che tu riesci a gestire bene questa situazione qua, e comunque ci vuole esperienza. Io diciamo ho fatto dei video che poi ti farò vedere con delle dimostrazioni e non mi è venuto due volte su due, ma normalmente invece quando mi trovo nell'ambiente giusto mi viene bene, riesco a indovinare la carta almeno il 50-80%, ecco, dipende dalle situazioni, però oltre al 50% delle volte, sì, diciamo 60-80% delle volte riesco a indovinare la carta che lo spettatore ha, se riesco a fare una giusta preparazione prima, in maniera tale che riesca a capire a quale spettatore farlo, perché non tutti gli spettatori ti danno la stessa percentuale di reazione corretta, e con quali tempi farlo una volta che ho capito come gestire questo determinato spettatore, quindi non come gioco d'apertura. Va bene, quindi ci siamo, siamo arrivati a questo punto dove il gioco viene bene. Mettiamo che invece lo spettatore ci dice no, non era una carta nera, ah, la carta nera quindi era rossa, di cuori, no, non era di cuori, ah, una carta di quadri. Tu prendi una carta di quadri, una volta che hai individuato, prendi la carta di quadri che pensi possa essere di più e la metti sul tavolo. Dico guarda, cuori, ci sono tantissime carte di quadri, ma una carta è qua sul tavolo. E pensi che possa essere proprio la tua carta, quella che hai scelto? Di per la prima volta ad alta voce, che carta hai scelto di quadri? Mettiamo che lo spettatore dice donna di quadri, guarda, giri proprio la donna di quadri, la carta che hai scelto. Se lo spettatore invece ti dice due di quadri, allora tu guardi il mazzo, dice guarda, ci stanno tantissime carte di quadri, prendi il due di quadri mentre lo prendi e lo porti davanti. Questo è il due di quadri, vedi, lo prendi, ti interrompi così e lo porto in cima. A questo punto io di solito mi alzo perché ho bisogno di fare un movimento. Il movimento sarà questo: io impalmo il due di quadri e mentre scorro le carte qua lascio il bicchiere sopra la carta mentre faccio questo qua, ma non in un modo qualsiasi, va fatto in un modo tale che il movimento ampio copra il movimento breve, facendo la giusta misdirection. Tentiamo di allargare l'inquadratura più che possiamo. Ci ritroviamo in questo punto in cui il 2 di quadri è al centro del mazzo e lo spettatore ci dice che carta hai scelto? Una sola carta è qua sul tavolo, che carta hai scelto? 2 di quadri. Arrivi al 2 di quadri. Quando individui il 2 di quadri nel mazzo, prendi, lo sai solo tu, lo porti come
prima carta del mazzo, lo vedi, lo porti come prima carta del mazzo, fai questo primo movimento che è con le mani, porti in modo angolato il 2 di quadri e tieni la carta in questo modo, ok? Due dita qua, uno tiene anche il 2, appoggi il 2 sul palmo della mano che lo impalma in questo modo, ruoti e contemporaneamente vai, ti appoggi sul tavolo. Quindi entrambi le mani si appoggiano sul tavolo, stai coperto e a questo punto il movimento ampio copre il movimento breve e ci troviamo la carta sotto il bicchiere. E guarda, qui ci sono tante carte sul tavolo, ma manca proprio il 2 di quadri. Abbiamo il 4 di quadri, l'8 di quadri, il 10 di quadri, il 5 di quadri, ma non c'è proprio il 2 di quadri. Questa potrebbe essere la carta che hai scelto. Certo, potrebbe essere, e fai vedere che non è. Ma sarebbe assolutamente una cosa banale trovare la carta là sul tavolo. Perché qua, sotto il bicchiere, noi volendo potevamo aver introdotto anche il bicchiere, in cui parlavamo, dice, guarda, in questo gioco il bicchiere avrà una parte fondamentale. Quindi, se non ti servirà, concludi il gioco nel primo modo. Ma se ti servirà, l'avrai annunciato. E quindi potrei dire, ti ricordi cosa ti avevo detto? Che il bicchiere avrebbe una parte fondamentale. Qui, sotto il bicchiere, noi abbiamo proprio una carta che è proprio la carta... è proprio la carta che tu avevi semplicemente pensato. Quindi rivediamo di nuovo un esempio del gioco. Allora, cuori, quadri, fiori, picche, mettiamo che tu pensi che ha pensato il Jack di fiori, lo mettiamo sul tavolo. Tu hai pensato una carta nera, no rossa, bene, rossa, però di cuori, no di quadri. Ah, guarda che incredibile, dimmi pure per la prima volta che carta hai pensato di quadri. 4 di quadri, 10 di quadri mettiamo, ha pensato. Allora tu scorri, quando vedi il 10 di quadri lo prendi, lo metti qua, 10 rosso di quadri, prendi, inclini in questo modo, con il mazzo così, a questo punto appoggi sul palmo, va bene? Quindi col mazzo in questo modo appoggi sul palmo, hai impalmato così la carta, ti abbassi, ok? Contemporaneamente con entrambe le mani, questa sembra appoggiarsi, ma in realtà si mette in un determinato punto. Cosa devi fare? Quando metti il bicchiere, lo devi mettere in maniera tale già che ci sia lo spazio per fare questo movimento. Quindi se qui tu c'hai delle bottiglie, delle cose, te lo devi portare più avanti o prima ancora crei uno spazio in maniera tale che avrai la possibilità di lasciare la carta e appoggiarcela sopra il bicchiere. Quindi questo è il movimento, Quindi andiamo a vedere che noi il nostro bicchiere abbiamo già calcolato il punto giusto, ecco perché io mi appoggio qua e mi devo ritrovare esattamente qua. Questo è il modo naturale di appoggiare la mano, l'appoggio qua perché sto per fare questo movimento più ampio, va bene? Quindi allora cerchiamo, a un certo punto scorro, lo spettatore mi dice 10 di quadri, ok, allora scorro fino a che individuo il 10 di quadri, lo metto in cima, dice guarda che incredibile, inclino, impalmo, perché ci sono tante carte in questo mazzo, varie carte di quadri, il K, il 4, tante carte di quadri, ma manca proprio il 4 di quadri. Tu penso che potresti credere a questo punto che questa è proprio il 4 di quadri, la carta che hai scelto, ma sarebbe banale, sì, perché ti avevo detto che in questo gioco in qualche modo il bicchiere sarebbe coinvolto. Ora tu continua a parlare, a prendere contatto con lo spettatore in maniera tale che dimenticherà completamente il fatto che tu hai fatto quel primo movimento, anzi ti puoi anche rimettere seduto e tentare di manipolare le carte in maniera tale che lui ti tenga sempre sotto controllo. Quindi tu dici guarda, quindi riprendi il mazzo, ci sono il 4 di quadri, tante carte di quadri, tra cui abbiamo addirittura anche il 7 di quadri. Certo, il 7 di quadri però non è il 10 di quadri. Tu continui a parlare e tutto questo tempo aumenterà solo l'effetto e farà completamente dimenticare quel movimento che hai fatto nel momento clou del gioco. E quindi sarà davvero incredibile. Dici, però io, guarda, non mi muovo, ma ti ricordi del bicchiere? Lo spettatore guarderà il bicchiere e dirà cavolo, cazzo, c'è sta sopra il bicchiere, sopra la carta. Guarda, fai tu stesso, sposta il bicchiere, gira la carta, il 10 di picche, davvero la carta che hai scelto. Bene, a questo punto hai terminato il gioco, però tu potresti volendo, dici guarda, 10 di picche. Prendi la carta, la passi come seconda carta del mazzo, quindi fai una filatura mentre lo spettatore, la passi come seconda, fai una doppia presa e dico guarda, fai una cosa però, prendi il 10, fammi una firma sul 10, mettiamo che hai il pennarello, fai firmare il 10, molto bene, perché
Questa è la tua carta, ci stanno tante carte differenti, a questo punto tu rimpalmi il 10 perché non hai messo il 10, rimpalmi il 10, ci stanno tante carte differenti, ma basta fare solo un gesto che la firma scompare, non solo la firma, ma proprio la carta scompare, e sai perché? Perché qua sotto il bicchiere, e vai di nuovo a togliere il bicchiere che ricopriva la carta, qua sotto il bicchiere è andata a finire una carta che è di nuovo la carta che tu avevi firmato poco fa, quindi potresti ripetere immediatamente questo gioco. E quindi nasce come gioco di mentalismo, poi finisce invece come gioco di carte, e è un bel effetto, però richiede un pochettino di pratica con gli spettatori. I video ti faccio vedere questi che ho caricato, ma non sono l'ideale, invece sono molto interessanti come tipo di inquadratura, perché per la prima volta utilizziamo una GoPro per far vedere i giochi di carte dal punto di vista del prestigiatore, quindi sono molto interessanti, guardateli. Chiaramente se sei arrivato a vederti 14 minuti di video metti un mi piace, se non sei arrivato a vedere qua lascia perdere, però se sei riuscito ad arrivare a vederti tutto il video, ecco, faccio un bel mi piace al video e buon divertimento ragazzi. Allora, mazzo di carte, cuori, quadri, fiori, picche, conosci le carte da gioco, sì, le memorizzi facilmente? Assolutamente sì. Allora, questo è un gioco che è basato tutto quanto sulla presenza di questo bicchiere qua, che si trova qua sul tavolo sin dall'inizio, e poi c'è il mazzo di carte che è qua sul tavolo. Io ti chiedo semplicemente, guarda le carte e pensane una qualsiasi, fatto? Sì. Ok, potevi pensare una carta qualsiasi, o rosso o nera. In questo caso la scelta non è proprio stata casuale, perché tu hai pensato una carta rossa, è giusto? Dimmi la verità. Una carta nera però di picche. Dì la verità. Sì. Una nera di picche. Bene. Una carta importante. Una carta importante di picche. Ci sono carte di picche alte, carte di picche basse. Questa diciamo che è abbastanza alta, ma comunque è sul tavolo, ricordati sempre. Una sola carta sul tavolo, dimmi per la prima volta, finora è solo nella tua testa, qual è la carta che tu hai solo pensato? Te lo dico? Uh-huh. A te? 10. Uh-huh. 10 nero di picche. Ci stanno 54 carte nel mazzo e una sola carta è qua sul tavolo. Secondo te questa potrebbe essere il 10 di picche? Non vedendola di sì. 10 nero di picche. Una sola carta e una sola carta è sotto il bicchiere, 54 carte nel mazzo e una sola carta è qua sotto il bicchiere, andiamo a vedere, esattamente 10 nero di picche. Bravo, complimenti. Complimenti. Mazzo di carte, le conosci le carte da gioco? Allora, carte da gioco, cuori, quadri, fiori, picche. Qui non è un po' un mazzo completo, eh? Io ti chiedo di guardare le carte, semplicemente guarda le carte che stanno qua sul tavolo e pensane una qualsiasi, fatto? Allora, tu devi avere sta carta ben chiara nella tua mente. Poteva essere una carta qualsiasi, o rosso o nero. Però non è una carta o rosso o nera, è o rossa o nera, tu ce l'hai nella tua mente questa carta. Tu devi sapere che ci sono dei movimenti involontari che uno fa. Io posso metterti qua rosso o nero. E a secondo della carta che tu hai in mente, cambia leggermente l'angolazione. O puoi fare dei movimenti impercettibili, tipo il battito delle ciglia. In questo caso la tua carta è nera. Dimmi se è giusto o sbagliato. Una carta nera. Potrebbe essere di picche o di fiori. Di picche o di fiori, tu non mi dire niente, non mi aiutare, però in questo caso la tua carta è una carta di fiori, dimmi se è giusto. No. Una carta di picche, qui c'è il bicchiere, io prendo e metto una sola carta, una sola carta qua sul tavolo, ok? Allora, dimmi per la prima volta, qual è la carta che hai pensato? È solo nella tua mente, adesso me lo dici per la prima volta. Qual è la tua carta? Donna di picche. Ci stanno 52 carte differenti, ma in questo caso il mazzo non è un mazzo di carte normale. C'è una sola carta sul tavolo. Secondo te questa potrebbe essere la carta che hai scelto? La donna nera di picche? Allora, cuori,
quadri, fiori, picche. Una carta sul tavolo. Donna di picche. Non è. Questo perché ti avevo detto che era da guardare il bicchiere. Sul tavolo ci stanno molte carte, ma sotto il bicchiere c'è una sola carta, eccolo qua, il bicchiere. Mi muovo lentamente, perché la carta è esattamente la donna di picche, la carta che hai pensato. No, non è possibile. No, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Mi è piaciuto allora, va bene. Sono trovati due da fregare. Tu giocavi a poker, questo da fregare. Sì, ma io, se te rendi conto? Due carte. Donna, Jack, Jack e donna. Se noi prendiamo la donna e la appoggiamo in questo modo sopra il Jack, noi scopriamo che non otteniamo nessun valore aggiunto. Se invece la donna la mettiamo di faccia in questo modo al di sopra del Jack, noi scopriamo che non otteniamo anche in questo caso nessun valore aggiunto. Questo perché non basta mettere la donna così sopra il Jack, ma bisogna fare anche un certo movimento magico, ad esempio questo. E quello che succede è che donna e Jack danno vita a un valore aggiunto, una banconota da 50 euro. Bene, andiamo alla spiegazione di questo semplice gioco. Abbiamo una carta che ha una tasca interna. Andiamo a vedere la tasca interna. La tasca interna è questa. All'interno della tasca interna noi possiamo mettere così facilmente una banconota. Vieni? Molto bene. Allora, però ho comunque la possibilità di tenere la carta e avere la banconota a portata di mano per essere tolta. Poi vediamo come costruire la carta. Iniziamo il gioco dicendo che si tratta di un Jack e una donna. Se noi mettiamo la donna sopra il Jack non succede niente, e rifacciamo vedere le carte per l'occasione, la mettiamo in questo modo, non succede niente, e in questo modo io già ho la carta leggermente spostata e pronta con l'indice per essere tenuta. Quello che succederà è che questa volta quando tolgo sfilo e avrò la banconota in questo modo. Quindi rivediamo nel dettaglio la presentazione. Allora, ok, Jack e donna, la metto sopra così, non succede niente, la metto sopra in quest'altro modo, non succede niente, mi metto in posizione, sono così già pronto, ok, sfilo praticamente il Jack da sotto mentre la banconota rimane giusto in posizione. Beh, perché il trucco sta nel metterle a contatto, sì, ma anche, vedi, le accoppio e le chiudo in modo che non si veda la banconota, ma anche fargli fare un gesto in questo modo, perché se io prendo le banconote e le spreco in questo modo, quello che otteniamo, faccio mettere la mano così dello spettatore, perché è molto importante far mettere la mano allo spettatore in maniera tale che si senta coinvolto nella magia. Non deve essere solamente uno di giù, fammi vedere quello là, dice guarda, metti la mano così. Facendo questo lo spettatore entra, fa parte del gioco, e anche mentre fai il gioco tu puoi domandare, vuoi che metto la donna sopra, vuoi che metto la donna sotto, così almeno dico no, a me mi piace più sopra, a me mi piace più sotto, faranno così. Comunque alla fine strofini, fai apparire le carte, le lasci in mano, subito la apri in maniera tale che ci sia, rimanga in memoria che è uscita fuori una banconota intera, non si ricorda che è uscita piegata, e le carte ce le hai così. Bene, vediamo come, questa è una carta normale, vediamo come creare la carta con la tasca. Abbiamo bisogno di due normalissime carte da gioco. Una delle due carte gli fai così, più o meno in questa zona centrale, una parte, un'incisione in maniera tale da poterci, ecco, tenere facile facile, una cosa facile e veloce in questo modo. Ecco, volendo qui potevi anche tagliare col taglierino, devi fare col taglierino invece che usare le forbici. Una volta fatto questo, tu prendi questi tre lati, 1, 2, 3, e li incolli. Puoi usare una colla adatta per le carte, o se no puoi usare uno scotch di quelli che vengono chiamati a volte anche scotch invisibili, perché una volta messi non si vedono, e solo la parte piccola dello scotch, vedi, la parte piccola la metti qua a bloccare, va bene? Quindi fai un lato, lo faccio proprio in diretta perché è una cosa davvero davvero immediata creare questo gimmick qua, ok? Così e così, una cosa proprio al volo, molto carina, molto facile,
molto immediata. Ok, abbiamo fatto, creiamo una pressione in maniera tale da far sparire eventuali bolle. Ok, questa non aveva attaccato. Ok, ok, abbiamo fatto. Allora, a questo punto abbiamo creato il jack. La bancona come va piegata? Io la piego in tre in maniera tale che entra abbondantemente in questo modo e metto la parte, questa qua, facile da tirar fuori, dentro. Quindi la vogliamo rifare velocemente? Ok, due carte. Allora, dove metto la donna? Sopra? Sotto? La metto sotto? Ok, allora la donna la mettiamo così, sotto in questo modo, in maniera tale che coinvolgo, perché comunque io rimango con la mano destra a tenere qua il trucco e posso rigirare. Ah, tu dici sotto in questo modo, così, ah, dicevi così, e così, ah, e non succede niente. Dico, guarda, perché non è importante che la donna sia sopra o che sia sotto, la cosa importante è quando le due carte stanno insieme ci sia il giusto movimento. Se facciamo così, metti la mano in questo modo, lo spettatore di mettere la mano, e se facciamo così noi creiamo il valore aggiunto. Subito prendi la banconota e la apri in questo modo, così nella mano dello spettatore rimane 50 euro, ecco, chiaramente rifatti dare i tuoi 50 euro e magari pure quelli della mancia, se ci riesci. Bene, grazie, grazie a tutti, se volete lasciate un commento, invece il voto è obbligatorio, lasciate un bel voto al video di Emilia Cendini, così si fa! Bene, vediamo come forzare una carta, cioè come obbligare lo spettatore a prendere la carta che vuoi te come se fosse una carta qualsiasi. La carta che tenteremo di forzare in questo caso è il 7 di cuori. Quindi vediamo come obbligare lo spettatore a scegliere il 7 di cuori. La forzatura più semplice è quella a croce. Io prendo il 7 di cuori, lo metto in cima al mazzo, posso volendo anche mischiare le carte. A questo punto lo spettatore non deve sapere che la carta è in cima, io mischio le carte ma la carta in cima rimane comunque sempre il 7 di cuori, chiedo allo spettatore di alzare con la mano sinistra, non incrociare niente, lo spettatore alza il mazzo, il fatto che tu gli dici con la mano sinistra non incrociare niente gli dà meno tempo allo spettatore di poter pensare e magari di poterti fare il dispetto di alzare proprio con la in un modo strano o altre cose, perché gli stai dando degli ordini, lui non ha il tempo. Questo spettatore alza e tu prendi il mazzo e lo metti sopra così a croce. Che cosa è successo? Che la carta, mettiamolo così con la carta a faccia in alto, la carta è andata a finire al centro del mazzo. Però lo spettatore dovrà credere di aver alzato il mazzo proprio in questo punto. Come facciamo? Facciamo così. Dico, alza con la mano sinistra, non incrociare niente, prende e noi l'aiutiamo a fare così. A questo punto io non faccio vedere subito questa carta qua, ma faccio passare del tempo. Lasciando passare alcuni secondi, lo spettatore si distrarrà e non si ricorderà esattamente come sono andate le cose. Quindi dico, benissimo, tu hai alzato, ma cosa è successo alzando il mazzo? Che abbiamo selezionato una qualche carta che in qualche modo dovremmo tentare di indovinare. Quindi devi un attimino il discorso da questa cosa, parli di qualcosa e poi rivai a tirare l'attenzione. Dopo qualche secondo ti ripeto, quindi di quello che vuoi, lascia passare però questo tempo e a questo punto arriviamo sulla carta. Dice, tu hai scelto, se il gioco lo permette la fai vedere, se no la fai vedere solo allo spettatore, hai scelto questa carta. Bene, guardala e ricordala. E in questo modo noi abbiamo forzato la carta, obbligato lo spettatore a scegliere proprio il 7 di cuori. Ti faccio vedere un altro modo di forzare una carta, che può essere questo. Sempre la carta in cima, sempre il mazzo può essere mischiato. Io scorro le carte e mi faccio dire stop, quindi la carta è qua in cima. Dimmi stop quando vuoi, stop, perfetto. Tu mi hai fermato sotto il 9 di picche e la carta scelta è proprio il 7 di cuori. Come si fa questa forzatura? Si fa in questo modo. La carta è in cima, io scorro, quando arriviamo più o meno a metà apro, quando mi diranno stop, insomma mi fermo esattamente in quel punto, la carta di ripeto è qua la prima del mazzo, quella che dobbiamo forzare. Con i polpastrelli di mignolo medio anulare della mano sinistra tocco le carte, quindi genero un attrito con il pollice sotto e queste due dita sopra afferro restanti carte e scorro verso l'alto, vedi? Quindi il set arriverà lì e io scorro e dico tu mi hai fermato sotto il K, molto bene, prendi pure la carta che hai scelto e la carta sarà proprio il 7. Rivediamo il passaggio al rallentatore, vediamo la carta qua, scorro, stop, quando lo spettatore mi dice stop, ebbene tu mi hai fermato sotto, mentre faccio questo, questa è la situazione, vedi, tenuto da queste dita la carta sta per rimanere,
Quando arrivo qua attiro l'attenzione con l'indice, mi è fermato sotto l'asso, vado con l'indice della mano destra, spingo la carta in avanti, mi è fermato sotto questa carta, guardala pure, o se il gioco lo permette la fai vedere a tutti, la carta che scelta è il 7 di cuore. Ecco, ti ho spiegato due modi di forzare una carta, di obbligare lo spettatore a prendere proprio la carta che vuoi te. Eins, zwei, drei. Where is the queen? Ho, 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 ho. Carte uguali 1, 2, 3, 4, 9. Basta semplicemente toccare il centro delle carte per avere una carta e una sola carta che si rigira di dorso. Si tratta del 9 rosso di cuori. Ancora una volta, semplicemente un gesto magico e il 9 di cuori ritorna a posto, mentre la carta che vediamo rigirata è il 9 rosso di quadri. Semplicemente un gesto e quello che succede è che quadri ritorna a posto, mentre la carta rigirata è il 9 nero di fiori ed è il turno questa volta del 9 di picche. Tutte le carte sono in ordine tranne il 9 di picche che risulta essere l'unica rigirata. Ma semplicemente toccando il centro delle carte, ancora una volta una magia. Sì, perché le carte ritornano tutte e quattro esattamente nella loro posizione iniziale. Ma ricordi di che colore erano i dorsi? Blu? Basta solo un attimo e i dorsi 1, 2, 3, 4 cambiano colore. Sì. Perché non solo si rigirano, sono in grado di cambiare. E se i colpi da uno passano a due, tre e quattro colpi, tutto può cambiare. Abbiamo uno, due, tre, quattro dorsi mutevoli. Un mazzo di carte, cuori, quadri, fiori, picche. Faccio prendere una carta a uno spettatore che la prende, la guarda, la ricorda e la firma, così la carta viene firmata virtualmente, perché in questo momento io dovrei farla scendere così come per caso al nostro spettatore, che viene invitato anche a rimettere la carta nel mazzo e così dispersa da qualche parte nel mazzo. Ora tenterò di ritrovare la carta, sì, tenterò di trovarla in un modo un pochettino insolito, con la mia sensibilità. Prendo e individuo così una carta, andiamo a vedere, ah, la carta sulla quale si ferma la lama è esattamente l'asso di cuori, la carta che sta in precedenza è scelta dallo spettatore, la carta accoltellata. Bene, vediamo come realizzare questo simpatico e semplice effetto di carte. Per realizzare questo gioco abbiamo bisogno di un gimmick. Il gimmick è questo, è un insieme di carte sulla quale metteremo una normale carta, non bucata, e queste carte sono, questa era la carta scelta dallo spettatore, sono tutte quante tagliate in questo modo e riempite da una cera. Tagliate come? Allora, vediamo. Prende il taglierino e tagliamo intorno alla cornice delle carte. 1, 2, 3,
e 4. Tagliata una carta, ne tagli così tante, vedi, questi gli avanzi delle tante carte, e questa è il nostro mazzettino. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo queste carte così una sull'altra e la parte centrale è stata tutta quanta riempita di cera. Ora qui con la stessa cera possiamo bloccare tranquillamente anche questa carta, eccola qua. Se ne puoi anche mettere altra. Che cera è? Questa non è la cera quella che si usa per il filo invisibile, che è una cera particolare molto più resistente. È una comune cera che si trova sopra il galbanino, il formaggio che si chiama galbanino. Quindi non è la cera che si usa per il filo invisibile, ma una cera più morbida che ha degli utilizzi differenti, tra cui, volendo, questo, perché no? Andrebbe bene anche magari altri tipi di cera morbida. Questa è comunque la cera del galbanino, ti compri il galbanino. La corteccia intorno, quando la tocchi con le mani, diventa più morbida e allora la puoi, diciamo, lavorare, come si dice in gergo, la puoi lavorare. Togliamo sotto, ok. Qui sotto non ci si mette niente, se non cera, qui sotto, perché dovrà essere adesiva, qua. Sopra invece noi ci mettiamo una normale carta, prendiamo una carta normale e la mettiamo sopra così. Questo è il nostro gimmick, lo mettiamo in mezzo a un po' di carte che sembrano carte normali. Facciamo prendere una carta dalla parte superiore, questa carta presa dalla parte superiore la facciamo firmare, mentre lo spettatore firma noi possiamo far finta così di mischiare le carte, ma in realtà togliamo tutte le carte fino ad arrivare, e non lo risentiamo facilmente, a questo punto. A questo punto quindi mischiamo le carte. Ok, tolgo tutte e mi rimane solo il gimmick, faccio mettere la carta firmata ormai dallo spettatore qua nel mazzo e copro così, coperta nel mazzo. Posso andare a tentare di individuare la carta con un coltello o addirittura con una forchetta. Prendo, do un colpo, la pressione farà aderire la carta firmata e la forchetta non farà altro che infilarsi nella cera. Quindi a questo punto metto sopra, prendo la mia forchetta o il mio coltello, do un bel colpo secco, vado a sollevare e guarda, è incredibile, ho proprio afforchettato la carta scelta. Questa è la spiegazione del gioco della carta afforchettata, o altrimenti della carta accoltellata. Questa è la spiegazione del gioco rosso e nero. Prendi più o meno una ventina di carte e fai vedere le carte che hai preso. In questo caso hai alcune carte rosse, altre carte nere, alcune carte nere, altre carte rosse. Cosa sto facendo? Per lo spettatore io sto solamente mostrando le carte. In realtà io ho diviso tutte le carte nere dalle carte rosse. Come si fa questa divisione delle carte? Allora, prendiamo un mazzo mischiato con alcune carte rosse e nere e cominci a prendere le carte. Tieni le carte nella mano sinistra, con la mano destra prendi la prima carta e la metti in questo modo, la prima carta rossa la metti in questo modo, poi vai con la carta nera e le prendi in questo modo. La mano sinistra sta ferma, la mano destra mette le carte nere in questa posizione, quindi tenute e bloccate dall'indice. Le altre carte invece rosse sono libere di stare sopra, quindi questo è il modo di mettere le carte. Per lo spettatore non si riesce a distinguere quello che sta realmente succedendo, perché vede la mano così di dorso. In realtà te da davanti stai selezionando quelle che sono le carte rosse da quelle che sono le carte nere. E così abbiamo tutte le carte rosse da una parte e tutte le carte nere dall'altra. A questo punto con la mano sinistra prendi le carte, alzi, prendi il restante mazzo e lo metti sopra. E a questo punto hai tutte le carte nere sopra, tutte le carte rosse sotto. Appoggi il mazzo in questo modo, lasciando un centimetro. Con il pollice prendi, sollevi e lasci le carte in break. Così hai una separazione tra le carte rosse e le carte nere. Questo è un break al pollice, cioè una separazione mettendo in mezzo la carne del pollice. In questo modo da davanti si vedrà il mazzo compattato, mentre in realtà hai questa divisione. O puoi prendere e mettere una separazione al mignolo. Ora, la spiegazione è divisa in due capitoli, quindi poi nel secondo capitolo hai
la spiegazione del restante trucco, ti rifaccio vedere di nuovo come poter procedere. Allora, innanzitutto prendi un mazzo di carte, lo mischi in maniera tale da togliere l'idea che le carte che in qualche modo possono essere preparate, prendi le carte e le mischi, dopodiché prendi una ventina di carte e cominci a, anche un pochettino meno, cominci a mettere le carte rosse sopra, questa è la posizione, vedi, il mignolo ti appoggia sopra così, in questo modo, quando arrivi ad avere una carta nera invece la inserisci in questo modo e così vai avanti, la mano sinistra è ferma, la mano destra invece indirizza le carte nel loro posto, tutte le rosse sopra, tutte nelle sopra, con la mano sinistra alzi, con l'altra mano appoggi il mazzo sopra e hai il break. A questo punto sollevi con il pollice della mano sinistra, ora qui si avvii tutte le carte nere, sollevi con il pollice della mano sinistra, metti in break, in questo caso ho fatto un break con il mignolo, e puoi andare avanti per la seconda parte del gioco.